Lattimol, Lattibol, serie 3, eccola qua. Nei commenti, ragazzi, ci avete avvisato che avete avvistato i nuovi Lattimol con Lattibol serie 3 nei negozi. Ed eccola qua, eccola serie 3. Qua, ragazzi, ringraziamo Spin Master che ci ha inviato un sacco di pack. Abbiamo quello da 4, dove c'è il bonus, ovvero già un Lattimol per noi. C'è il pack da 2, con il nido. E poi c'è la blind bag da 1, che in realtà potrebbero essere 2. Perché Edge Friends Forever. Esatto, è il nuovo motto di questa nuova serie. È cambiato il colore delle uova, sono gialle e sono apparsi 2 cuoricini. Esatto, questa è la grande novità. Andremo infatti ad acciare dei gemelli, oppure Ale, faremo delle coppie che potrebbero mettersi in posa. No, carine. Una cuffietta, questo uccellino. Questo fa parte della terza novità della serie, che sono le squad, cioè nuovi gruppi di Hatchimals. Questi sono quelli petalosi. Non so come hanno fatto, signori degli Hatchimals, spiegatecelo nei commenti, ma sono ancora più adorabili. In tutto ci sono oltre 100 personaggi da collezionare. Personaggi come la giraffetta. Guarda che dolce. Lei già ce l'avevamo, meglio, già avevamo una giraffa, ma ragazzi, cambiano i colori, cambia anche la posa. Sì. Ma apriamoli, Davide! Ancora una cosa, no. Le sai che sono fissato, fammi spazio. Uffa. Con l'applicazione, perché c'è ancora ovviamente l'applicazione gratuita degli Hatchimals che potete trovare sul vostro App Store, e sono arrivati dei giochi nuovi, in particolare Hatchimals. E qui dobbiamo trovare, ovviamente, matchare gli amici. Eccolo qua, l'ho visto, essere più veloci possibile. Sì, non so come ho fatto, ma non ce l'ho fatta. Non so neanche io cosa abbia fatto, ma va bene. Poi, ovviamente, c'è tutta la mappa di Astopia aggiornata. Ci sono i cartoni da guardare. Vai. In inglese ancora, sì, con nuovi episodi. E nel diario del collezionista c'è tutta la stagione 3 che possiamo andare ad aggiungere. Ma apriamo adesso! Adesso sì, Ale. Vai, iniziamo dal pack da 4. Vado! Tireremo fuori tutte le uova e vedremo chi troverà gli Hatchimals più rari. Calcoleremo, come sempre, il nostro punteggio. Ecco la giraffetta. Ma guardalo, è tenerissima. Sono sempre adorabili. Guarda che carina. E qui, ragazzi, ecco, mi interessava il nuovo booklet. In totale ci sono la bellezza ora di 18 famiglie, tra cui Rhythm Rainbow, che si trovano nel pack da 2, cioè non questo qua, ma quello tipo contenitore delle uova, che c'è anche quello. E sono tutti colorati arcobaleno. Ma bellissimo. Sì, dai, in futuro ci metteremo le mani sopra. Ed ecco tutta la collezione. E qua ci sono tutte le coppie che si mettono in posa. Dai, guarda. L'ho trovata. Eccola, è lei. Fa parte della savanna, ovviamente, e fa coppia con Gorilla B. Mettiamo già un puntino. Speriamo di trovare la coppia. Le pose che possono fare sono di diverso tipo. Si sale sulla schiena, ci si coccola, ci si dà la zampina o l'aletta, ci si dà i bacini, ci si strofina, ci si dà anche il 5, ma hai dai. Visto? E poi ci sono i gemelli, infatti attorniati da un uovo solo. Mentre qua ci vogliono 2 uova per fare la coppia che va in posa, questi li troviamo in un uovo solo. Speriamo. E loro sono tutti rari, aletta rosa. Poi ci sono le squad, che sono i nuovi gruppi, il petal pat, tutti con un fiorellino sulla testa. I Breezy Beach dalla spiaggia. Che carini. I Shimmering Sands, tanta voglia di nanna. Io voglio loro perché sono in edizione limitata. E credo siano anche pelosetti. Ma sai, Ale, come faremo ad estrarli? No. E lo faremo così, ovvero col super lecca lecca gigante dei Pikmin Pops. Metteremo all'interno le nostre uova. Andiamo con le blind bag. Eccoci qua. Ta-da. E dentro troviamo ovviamente un ovetto. Ricordo che le macchie ci indicano la famiglia di cui fa parte l'Hatchimals, o i gemelli, che troveremo all'interno. Nelle singole, come in passato, non c'è il booklet, ma noi ve lo facciamo scaricare qua sotto nelle info video. E vai col pack da 2. Il nido. Anche il nido, ragazzi, ha cambiato colore. Verde. Mescolo. Mescola. Le uova, ragazzi, sono pari. 2, 4, 6, 8, 10. Ma ne abbiamo 11. Uh-huh. Chi fa il punteggio più basso alla fine delle 5 aperture di coppia potrà aprire questo per fare dei punti in più e cercare di superare l'avversario vincente. Il punteggio si calcola così: comuni 1 punto, rari 3 punti, ultra rari 5 punti, edizione limitata 7 punti. Lo trovate sempre nelle info video qua giù. Pescata senza guardare. Questo ho pescato, cioè, no, c'è il traffico, io ho pescato. Ecco, questo il mio si è già ragazzi schiarito. Fa caldissimo in questi giorni, quindi guarda che io di solito faccio fatica a schiarirlo, e invece il cuoricino si è schiarito. Guarda. Subito. Allora, è il momento di aprirlo. Dai. Andiamo. Gemelli, okay. Gemelli. Vediamo che hanno trovato. Ale! Cos'hai trovato? Trasparente, un petal pad. Dai. Guardalo!
È ma delizioso e glitteroso. Tu che hai trovato? Io ho trovato una civettina. Una civettina. Ma che bello. Il mio è comune, quindi. Invece il mio no, è guarda. Raro. Lei si chiama Petal Leopuff, fa parte della squadra Petal Pet. È una rara, come ci c'è il colore anche delle alette glitterose. È un leopardino delizioso. Guarda le macchioline, Ale. Qualche macchietta su sola. Questa trasparenza glitterata e due fiori, uno qua, uno là. Delizia totale. Il mio gufetto, mi correggo, è un gufetto. Okay. Perché si chiama Owling. E farebbe coppia con il coccodrillo. Sarebbe una coppia stupenda. È un comune e appartiene alla foresta Verdino. Avevamo già un gufetto dalla serie 2, ma guardate come cambiano proprio colori, espressioni, abbraccioso. Hai visto i nuovi gesti? Perché infatti andrà messo in posa sopra il coccodrillo. Vai col punteggio. Davide. Ale. Riga e mezzo. 3 punti per me, 1 punto per te. Nuova pescata. Vai, no, vai. Questo è mio. Il mio è più giallone, vedi? Cioè giallino e giallone. Potrei essere nel deserto, forse arancione. Io forse nell'oceano, azzurrina, oppure no? Oppure nel fiume. Ma andiamo a scaldare. Guarda che bello. D'estate, ragazzi, si scaldano, che è un piacere. Andiamo ad aprire. Gemelli, gemelli, che ho trovato. Guarda, Ale, che delizia. Ma sono bellissimi. Non ci posso credere. Dai, no. Ho trovato il coccodrillo. Ma non ci credo. Al secondo tentativo. Sì. Cioè, al primo tentativo. Io ho trovato C3 dalle macchie, Ale. È una leopardina, proprio come il Leopuff. Eccola qua. È una comune, fa parte della savana e farebbe coppia, anzi batterebbe una bella zampetta di 5, che si dice in gergo un H5, con Albaslot. Eccoli qua. Carino. Simpatici e carini. Io ho trovato un coccodrillino che è Aligù. Che bello, uno degli animaletti nuovi. Sì, è bellissimo. È un comune anche lui. Ma non fa coppia come pensavamo, No, no, è il suo fratellino in realtà. Esatto, no? Cioè le pose sono le stesse, quindi la coppia tra virgolette è la stessa, ma la coppia colore è questa qui. Ovvero ci vorrebbe Owling di un altro colore, ma noi li mettiamo in posa lo stesso, ovvero sopra il coccodrillo mettiamo il gufetto. Colino. No, che carini che sono. E lui è del fiume. Giustamente. Aggiorniamo il punteggio, 1 punto per te. Entrambi sono comuni. Peschiamo. Vai, questo è mio. Mi è caduto, ragazzi. Sentiamo se fanno un rumore strano. Ma dicono che siano indistinguibili i gemelli da quelli normali. Questo fa tanto rumore. Questo invece fa un po' meno rumore. Ecco. Quello potrebbe essere un indizio, dai. Che io sia nel river, Ale? Io potrei essere in un forest. Vediamo, no. Scaldiamo. Vediamo. Guarda che velocità, è già aperto, arrivo anch'io. Dimmi che sono dei gemelli, guarda. No, guardate che ho trovato. L'hai trovato? No, come non voleva scrivere. Oddio, dei gemelli, guarda che ho trovato. Dai! Sì, possiamo fare la coppia col tuo. Che delizia che sono. Hai visto che la testolina si muove? Guarda, ci salutano. Gioca divertente, fagli fare su giù. Sì, oddio, sono stupendi, ruota anche la testolina. No, clamoroso. Dai. Guarda le zampine dietro, sono super adorabili. Sono fantastici. Bellissimi. Potrei stare tutto il giorno. Tutto il tempo per ore a vedere con la testolina che ci salutano. Questo qua ha gli occhietti tutti e due chiusi. Mentre l'altro gli fa l'occhiolino. Ta-ta. Ma sono bellissimi. Che delizia, guarda, sembra che molleggino pian pianino. Ma vediamo qual è il loro nome. Sono Cipadì, sono due scoiattolini deliziosi. E sono ovviamente rari, Ale. Hai fatto punti. Sì. Io invece, Ale, ho trovato il tuo Aligù, sì. Cioè quello che fa coppia con Owling, sì. Anche per colore. Ovviamente è un comune, come il suo cugino diversamente colorato, e siamo sempre nel river. Metterli in posa non è facilissimo, no. Ma poi è spettacolare. Belli. In effetti il colore ci sta, cioè l'abbinamento è pensato apposta. Rimettiamo le cose in parità. No, parità. Nuova estrazione. Mi sa che abbiamo due desert. Siamo gemelli, ma io non mi spingerei mai là, perché prima era un savanna, quindi il colore potrebbe un po' cambiare. Guarda hai come ragione, si scalda subito, sì. È bellissimo acciaro d'estate, Ale. Magari fatelo all'aperto, sotto il sole, bellissimo. Apriamo. Sì. Vediamo che troviamo. Guarda che ho trovato un doppione. Oh, ma è tanto bella. È tanto carina, sì, il nostro primo doppione. Io ho trovato un elefantino. Un elefantino. Oh, che possiamo aggiungere alla serie dei nostri elefantini. Sì, tiriamoli fuori tutti. Ecco la sua squadra di cuginetti dei precedenti unboxing di Hatchimals, che vi lasciamo qua sotto nelle info video. Faccio notare. Hai visto? Che queste ha quattro zampe. Esatto, su. Cambia la posa. Sì. E lui con chi si accoppia a questo punto? Con chi va in coppia? Lui avevo visto adesso. Lui fa coppia con la scimmietta. Con un kiwi, sì. Ed è messo in questa posizione
comune perché andrà sulle spalle, esatto. È un comune della savana, vedi? Mm-mm. La mia è sempre Girreo ed è gemella sempre, vedi? Di Girreo. Ah, ho i gemelli anche io. Ma non muovono la testolina. E la parità prosegue. Esatto, deciderà l'ultimo uovo. Estrazione decisiva. Questo. Questo, evidentemente. Mi è caduto ancora. Scaldiamo velocissimi, apriamo. Voglio, gemelli, voglio anch'io i gemelli. Vediamo come va, ragazzi. Sono gemelli. No, no, però sono ancora nel petal pad. Guarda, sì, vedo dei fiori, vedo trasparenza, vedo glitter. Oh, che bellezza. Pavone. Il pavone, guardalo. Carino. Guarda che bello con la rosa. È bellissimo. Favoloso. Glitter più trasparente. Io ho trovato un altro, leopardino, sì. Per... Però, guarda, è un ultra raro. È vero, ragazzi, ultra raro. Sì. Tu hai trovato C3, cuginetto del mio, sì. C3, però la differenza è che cambiano i colori, ma cambia anche la rarità, sì, hai visto? Sì, sì. E sei nella savanna. Sì. Io invece sono di nuovo nel petal pet. Pensavo, ragazzi, di aver vinto, ma in realtà ho trovato il comune di questa famiglia. Perché petal PC, hai visto? Guarda, però è bellissimo. Ma in comune, perché mi hai fatto questo? Beh, puoi aprire un altro uovo adesso. Giusto, non è male, non ho è male. Di superarti il punteggio. Quindi io 5. 5? E tu 1. Ragazzi, sarà durissima. E quindi da punteggio inferiore vado ad aprire l'ultima blind bag, ragazzi. Eccoci. Beh, qua. Bella consolazione, eh, però. Sì, devo dire di sì. Aprirne un altro. Tant'è, in che famiglia sono? Non mi sbilancio più. Vediamo, forse vediamo nella farm, il guardando il colore. Sentiamo. Non sento movimenti qua. Un uovo. Senza movimenti. Scaldiamo. Vai, scaldare d'estate. Occhio. Vai. Sei curiosa? Sì. Anch'io sono curiosa. Sì. Sì, ragazzi. Sì. Sono gemelle. Sì. Uso dei panni. Oddio, che belli. Certo che rumore non rumore non vuol dire proprio non niente. Non vuol dire niente, ragazzi. È impossibile prima. Sondare se ci sono gemelli o non ci. Oddio, sono. Oddio, sono belli. Ale continua a fare così. È pazzesco. Anche qua uno blinca. Esatto, e l'altro felice e contento. Come si chiamano, Ale? Sono Ponette. Che carini, sì, che sono. Sono nella farm effettivamente, quindi il rosso è giusto. E sono, occhio alla lette, Rari, mi hanno fatto recuperare, ma non quanto no, basta. Però sono bellissimi. È vero, ragazzi, che soddisfazione. Quindi punteggio definitivo 3 per me. E facciamo la somma. Tu hai una riga in meno, ma ragazzi, 10 punti per me. E 11, Ale, per te. Per un punticino. Dovremo aprire altri Hatchimals serie 3 perché sono troppo carucci. Sì. E ora veniamo alla parte difficilissima di scegliere il preferito del giorno. Non possiamo mettere un sondaggino perché YouTube limita a 5 elementi di sondaggio, per cui scrivetecelo sotto nei commenti. È difficilissimo qua scegliere. È iniziatuale. Qual è il tuo preferito? Guarda, sciolgo i miei gemellini. Io sono devo bellissimi. Scegliere. Ci sono. Ma sono troppo carini. Poi sono anche ultra rari, cioè sì, cosa vuoi di più? Belli. Ovviamente quelli che si trovano ti restano sempre nel cuore, anche se anch'io sceglierei i tuoi scogliattolini. Ma se dovessi scegliere uno dei miei, come dolcezza sceglierei lo puff, perché è proprio dolce. Come originalità sceglierei veramente il coccodrillo, perché carino. Come animale nuovo è veramente il più carino. Il mio carino. Secondo preferito sarebbe il coccodrillo, sì. Io ti dico che il mio terzo, i gemelli, il mio quarto, che è il pavone, e il mio quinto... E la mia sesta la giraffa, ma più per il doppione, porina. Questa serie 3 è veramente, veramente molto bella. A noi è piaciuta moltissimo. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!